Nella vicenda Lehman Brothers stiamo intervenendo a favore dei nostri clienti, a tutela e difesa dei loro risparmi. 10 anni fa Ennio Doris annunciava che Mediolanum sarebbe stata concretamente vicina ai clienti nella crisi Lehman Brothers. Oggi continuiamo ad esservi vicini per dare più soluzioni per i vostri risparmi, gli investimenti, per scegliere il mutuo e per proteggere voi e la vostra famiglia. 10 anni fa come oggi, consulenti da sempre. Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Dai forma al tuo trading. 15.000 mercati e anche azioni. Piattaforme e tecnologia ai massimi livelli. Team italiano con sede a Milano. IG, tutto quello che ti serve per dar forma al tuo trading. Apri un conto su IG.com. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. Bentornati su Blue Rating News. Vediamo insieme le principali notizie della giornata. Draghi frena sui tassi, ma bacchetta il governo. Manovra, Mattarella potrebbe non firmarla. Gli italiani hanno perso 175 miliardi dal giorno del voto. La Fed spara a zero contro i dazi di Trump. Londra nel caos e la sterlina crolla. UBS, Mulone è il nuovo country head Italia. I paesi ad alto debito non devono aumentarlo ulteriormente, lo ha detto il presidente della BCE, Mario Draghi. Riferendosi all'Italia, pur senza nominarla, Draghi ha spiegato che la mancanza di consolidamento fiscale nei paesi ad alto debito aumenta la vulnerabilità agli shock, che siano autoprodotti, mettendo in forza le regole dell'Unione, o importati tramite il contagio. Finora l'aumento degli spread è stato limitato al primo caso. Per quanto riguarda l'inflazione, il Consiglio dei Governatori ha notato un aumento dell'inflazione. Incertezza. Per questo, spiega ancora Draghi, a dicembre con le nuove previsioni disponibili saremo in grado di fare una piena valutazione su un possibile rialzo dei tassi. Sergio Mattarella non ha intenzione di firmare la manovra del popolo a causa dei rilievi di Bruxelles. Il presidente della Repubblica avrebbe infatti ravvisato problemi di costituzionalità dopo lo scontro con l'Unione Europea. Una manovra rifiutata dall'Europa e addirittura bollata come volontaria violazione degli impegni assunti molto difficilmente rientrerebbe nei canoni costituzionali. Rifiutandosi di promulgare la manovra, il capo dello Stato si assumerebbe la responsabilità degli eventuali contraccolpi politici e finanziari, ma intanto il governo cancella il condono fiscale. La decisione, a sorpresa, è stata presa nel corso di un vertice di governo serale a Palazzo Chigi. Salasso per la ricchezza italiana dal giorno del voto. Secondo quanto riportato da Fondazione David Hume, dalle ultime elezioni al 9 novembre le perdite virtuali di azioni, obbligazioni e titoli di Stato ammontano a 175,5 miliardi di euro. Banca Italia e gli investitori esteri detentori di titoli di Stato italiano hanno perso invece 93,7 miliardi, portando il saldo finale a circa 269 miliardi. Anche la capitalizzazione borsistica è calata di 2,5 miliardi di euro. In totale le perdite virtuali dei tre principali mercati finanziari italiani sono ammontati a 11,9 miliardi di euro. Alta tensione tra la Fed e il presidente Trump. Il numero uno della banca centrale americana, Jerome Powell, ha criticato la politica doganale dell'amministrazione USA. Se i conflitti commerciali in atto si intensificheranno e risulteranno in un maggior protezionismo globale, ha detto Powell, ciò sarebbe negativo per la nostra economia. Contrariamente a quanto sostiene Trump, merito della corsa dell'economia americana sarebbe in parte merito della Fed. Prudenza invece sul rialzo dei tassi. La sfida della Fed in questo momento è calibrare entità e tempismo dei rialzi. Il prossimo aumento da 2,25 a 2,5% è atteso a dicembre. Caos politico a Londra all'indomani dell'accordo con la UE per la Brexit. Il governo perde 6 ministri e si fa sempre più concreta la possibilità di una sfiducia nei confronti della Premier Theresa May. Dopo le dimissioni dei ministri, tra cui proprio quello della Brexit, Dominic Raab, la sterlina è arrivata a perdere il 2% sul dollaro a 1,273, il calo giornaliero più forte da luglio del 2016. Riccardo Mulone, fino a ieri responsabile dell'investment bank di UBS per l'Italia, è stato nominato country head della banca svizzera. Mi impegnerò giorno dopo giorno per fare in modo che si lavori in maniera ancora più coesa e con il massimo dell'energia, ha detto Mulone. L'obiettivo sarà quello di aumentare la collaborazione tra i business dell'istituto presenti in Italia e che va oltre la funzione di banca d'investimento. Grazie anche a Brexit, il presidio di Milano verrà rafforzato dall'arrivo di nuovi banker da Londra.
Il consiglio del giorno da finanzaoperativa.com è Generali per Akros e Accumulate con target price di 16,5 euro. La compagnia ha lanciato una nuova business unit dedicata al supporto delle multinazionali nella riduzione del rischio e nei piani pensionistici cross-border. Vediamo infine la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi aperti disponibili in Italia sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV. A guidare la classifica un prodotto di Vontobel, mentre ultima posizione per un prodotto di Carne Global Fund Managers. Da Blue Rating News per oggi è tutto e come sempre buon investimento a tutti. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. IT Forum al Palazzo delle Stelline di Milano. Investimenti, consulenza, trading, fintech age, digital finance, crypto asset, oltre 80 eventi con i protagonisti del mondo finanziario. Vi attendono il 27 e 28 novembre. È gratis, basta iscriversi sul sito itforum.it.